Jared Leto, il selfie nudo integrale che incendia Instagram. Va con Water, o meglio, Cancelletto Va con Water è il nuovo singolo dei 30 Seconds to Mars, la band che ha reso Jared Leto un'icona di fascino ben prima che diventasse anche uno dei Joker sex symbol della storia. E il suo nuovo selfie, completamente nudo, o così pare, è dedicato proprio a lui che ci dà un taglio, e alla nuova track. Jared Leto, tutta un'altra musica. Jared Leto ci ha sorpreso con un cambio di look e una foto da infarto, la sua ultima pubblicazione su Instagram lo vede protagonista di uno scatto nudo integrale dove l'attore sfoggia un fisico bestiale, i suoi tatuaggi e la magica assenza della sua barba. Che questa piacesse o meno, c'è poco da giudicare in questo scatto perfetto, che ha immediatamente incontrato il gusto dei fan, e delle fan. La foto ha totalizzato in pochissimo tempo 500.000 like e una pioggia di approvazioni che non sono andate giù alle femministe. Jared Leto ha 45 anni ed è ancora all'apice della sua forma fisica, fonte di una pioggia di complimenti. L'attore è libero di pubblicare uno scatto senza veli ricevendo nient'altro che complimenti, e molti rotocalchi a matrice femminista hanno messo in evidenza il fatto che una donna, all'età di Jared, non sarebbe altrettanto fortunata. Basti pensare alle critiche ricevute dalla 48enne Jennifer Lopez per la sua ultima copertina. La vera domanda, però, è, ci importa davvero di che cosa pensano gli haters di professione? Naturalmente no, e men che meno importa a Jared Leto, che si gode la sua musica, la sua arte e il suo talento come un vero professionista. Nessuno avrebbe mai detto, per esempio, che Jared Leto non è il tipo da perdere tempo con eventi mondani e feste, a meno che non sia strettamente necessario. Jared Leto, la sua vita privata? Tinder. L'attore volto di Joker nel celebre film Suicide Squad è attualmente on the road con la sua band, i 30 Seconds to Mars, e si gode la sua bizzarra vita privata. A fargli la domanda indiscreta è stato Let News, che in agosto ha dato l'annuncio che Jared si trova attualmente in una relazione complicata con Tinder, la celebre app di incontri e scappatelle. Dopo la rivelazione shock, però, si è affrettato a scherzarci sopra, aggiungendo, l'ho detto solo perché così mi mandano qualche azione della compagnia, tranquilli. Com'è fatta, dunque, la vita privata di Jared Leto? Sinceramente non faccio molta vita sociale, ma amo il mio lavoro. Scrivere una canzone, per me, è come fare festa. Preferisco comporre qualche cosa di artistico piuttosto che impiegare il mio tempo in altre cose. Detta da Joker, questa frase assume tutta un'altra sfumatura. E a proposito, tutto sembra in ordine per dare il via alle riprese del secondo capitolo di Suicide Squad, e non vediamo l'ora.